Salve a tutti, qui Antonio Cianci, Raccatafilm per voi con una classifica. Ci tenevo a dirvi quattro cose, prima fra le quali la sigla iniziale. Quello che avete appena visto è la sigla che è stata creata appositamente per il mio canale. Ringrazio Antonio Cianci, Raccatafilm, per il contributo, per aver realizzato tale sequenza. Cliccate sopra l'icona per iscrivervi al suo canale, vale la pena darci un'occhiata. Lo so, ho appena detto una vaccata colossale, sono un pirla. Secondo, tenete d'occhio la collaborazione che ho fatto con quel geniaccio di Plissken 86, qui sopra nel riquadro, recensione Starship Troopers, che farà parte della sua sezione Fantascienza Stronza. Terzo, ci tenevo a pubblicizzare un canale che sprizza gioia e voglia di mettersi in gioco da tutti i pori, dotata di un senso dell'umorismo inappuntabile, Carly Fairy Tail, appassionata di serie TV e film d'animazione, vi rimando qui nel riquadro alla sua ultima recensione speciale Halloween di Frankenweenie. Quarto, ma non meno importante, se siete appassionati di Blu-ray disc, vi riporto qui sotto la descrizione video un link che riporterà a una pagina di petizione, firme contro le edizioni della Warner Bros. Home Video Blu-ray disc che contengono un comparto audio non in linea con la qualità video sopraffina. Dobbiamo arrivare a 500 firme per risvegliare le coscienze degli addetti ai lavori nella sede italiana della Warner Bros. Detto questo, di che cosa parliamo oggi? Di una saga pluripremiata dalla critica e disprezzata dal pubblico. Però devo dire che è il contrario. Final Destination, saga cominciata con il primo capitolo proiettato nelle sale nel lontano 2000. E chi fu il regista del primo capitolo? James Wong, colui che ha realizzato quella cacatona di Dragon Ball Evolution, eccolo qui in tutto il suo splendore. Il maxi poster per voi in omaggio. Se siete amanti della trasposizione filmica, basta seguire i dettagliatissimi passaggi sul sito www.l'abominiofattapellicola.it. Ma il suo primo lavoro da filmmaker non è malaccio, perché vi è un'interessante interpretazione della morte. Ecco, hanno dato nuova linfa vitale alla morte stessa, hanno scomodato la sua definizione non più come traguardo, capolinea, pezzo mancante per chiudere il cerchio della vita, ma diventa in questa saga un essere, un'entità, ecco, più che essere, un'entità vivente, pensante, che agisce sotto gli occhi di tutti e darà del filo da torcere ai malcapitati di turno che verranno presi di mira. Da qui in poi la saga procederà a ritmi ben spediti, sempre con lo stesso iter narrativo. Vi è la premonizione da parte del protagonista che salverà tutti i suoi amici da una catastrofe e un disastro, e da qui in poi si prende il via con una serie di concatenate uccisioni da parte della morte, morte che non vuole perdere la partita a scacchi con delle pedine destinate ad incontrarla nel corso dei film. Il primo rimane quello originale, inimitabile, fatto da apripista, poi il secondo, questa volta diretto da David R. è più incentrato sull'action forense che scalcia a pedate fuori dal trono l'ingrediente principale del primo film, ovvero la suspense. Il terzo vorrebbe ricalcare lo stile del primo film, ritorna in sede di regia James Wong, ma il risultato qual è? Che la saga prende una piega maldestramente comica, una piega che viene riportata anche nel quarto capitolo e la fonte di ilarità sprizza da tutti i fotogrammi e sgocciola ovunque, anche dagli occhi dei personaggi principali, e non puoi fare a meno di mettere pausa e sputare sopra lo schermo, perché è un capitolo indegno. Il quinto capitolo, diretto da Steven Quayle, è quello più sorprendente, nonché spettacolare, con una trama al suo interno perlomeno delineata con astuzia e sagacia. Un Steven Quayle in palla che ha sfornato però quest'anno un Into the Storm abominevole. Veniamo a noi, perché questa classifica? Ebbene, vi rispondo con una domanda. Nella saga di Venerdì 13, che cosa teneva desta la nostra attenzione? Uccisioni! Esatto! Nella saga di Saw? Uccisioni! Esatto! Non aprite quella porta? Uccisioni! Esatto! E quindi mi sono messo i guanti in lattice per piazzare sistematicamente, dalla quinta posizione alla prima, le uccisioni fra le più fantasiose o maledettamente esilaranti dell'intera saga di Final Destination. Cominciamo belli belli.
Di questa scena mi ha sorpreso il metodo di regia curioso che oscilla fra l'indole buona e l'indole cattiva, perché David Harely si riprende dall'interno dell'ascensore e cerca di tendere la mano alla povera vittima per tirarla fuori dai guai, ma al tempo stesso se ne sta fuori dalla vicenda, in disparte, su un piano che vuole assistere indifferente come uno spettatore bastardo alla conseguenza di quella sanguinolenta scena. Lemony Snicket non me ne volere, ma semplicemente è una serie di sfortunati eventi che portano a un'inevitabile conclusione, che poteva però essere ampiamente evitata, solo che le due Barbie la dovevano pagare cara, perché si sa, la bellezza va di pari passo col dolore. Perché io sono maciste, non temo nulla, neanche la morte che mi venga a cercare. Ecco, la solita figura da pirla che valeva la pena riprendere da ogni angolazione. E qui non posso dire nulla se non che sono riusciti a incastrare sapientemente l'esagerata fine di quella donnaccia con quello che le è stato imposto di dire. E attenti, non vi perdo d'occhio. Una accoppiata formidabile. E qui un plauso va alla mano sicura in sede di regia, a un montaggio calibrato alla perfezione e a un'attrice che si è prestata ad un'elaborata coreografia per tenerci sulle spine. Siamo arrivati, qui Antonio Cianci, Raccattafilm ha finito. Qual è il vostro capitolo di Final Destination preferito e cosa ne pensate della mia pazza classifica da fottuti fuori di testa? Ah, e mi raccomando, non tiratevi indietro, mettete anche voi dei punti, fatemi una classifica sulle top 5 migliori morti in Final Destination. Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto ultimamente, a chi mi segue e chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!